1947 a Pontedera in Toscana nasceva Riccardo Fogli, cantautore noto per essere stato frontman e bassista dei Pooh tra il 1966 e il 1973. Il suo talento viene scoperto dalla sua insegnante che gli diede un brano da canticchiare e qui i suoi genitori capiscono la grande musicalità di questo ragazzo e inizia a prendere lezioni private dal maestro Santarmecchi. Riccardo Fogli esordisce nel settore della musica leggera nell'estate del 1963 come frontman e bassista di un gruppo rock. Il gruppo viene scritturato da Leo Wagter, che ingaggia il quintetto in prova per un mese, a conclusione del quale gli prospetta di suonare al Piper Club di Milano. In questa occasione avviene l'incontro tra Fogli e la prima formazione dei Pooh. Impressionati dallo stile vocale e dalla grande tecnica sul basso, i componenti dei Pooh chiesero a Riccardo Fogli di far parte di questa formazione. Lui accettò e nel 1968 interpretò, registrò la prima sua piccola Ketty, diventando la voce portante, mandando un po' a disparte la voce leader che era a quei tempi Roby Facchinetti. Quando il gruppo passa sotto contratto discografico della CGD nel 70, il produttore discografico non voleva lasciare solo Riccardo Fogli, voce principale, e affida il ruolo anche a Dodi Battaglia con la canzone Tanta voglia di lei, che porterà alla fama i Pooh. L'insofferenza di non avere più la voce principale nella band porta Fogli a lasciare i Pooh nel 1973. Nel 73 Riccardo Fogli si separa definitivamente dal gruppo i Pooh e inizia la carriera da solista. Fogli lascia un'impronta importante di sé nel mondo musicale come interprete raffinato e gentile della musica italiana. Negli anni del cantautorato si presenta sia nella musica sia nell'abbigliamento come un giovane damerino in frac. Nel 1992 Riccardo Fogli conobbe l'attrice Stefania Brassi sul set di Dove era lei a quell'ora? L'amore fra i due sarà un vero colpo di fulmine. Stefania rappresenterà così una grande svolta per il volto storico dei Pooh, ma non rimarrà troppo al suo fianco. Infatti, nel 1995 Riccardo Fogli incontrerà per la prima volta la sua seconda e futura moglie, Karen Trentini, che sposerà nel 2010. Nel 2015, dopo 42 anni di assenza, rientra nei Pooh per il tour Reunion del 2016, organizzato per celebrare il 50° anno di attività del gruppo. Oltre a suonare in tutte le date del tour, Riccardo incide con i Pooh delle nuove versioni a 5 voci di classici della band, quali Pensiero, Noi due nel mondo e nell'anima, Chi fermerà la musica, Piccola Ketty e Pierre. Una curiosità su Riccardo Fogli. Prima di diventare cantante, lui lavorava per la Piaggio, come postino canticchiante e come gommista. Ecco Riccardo Fogli, vi saluto, vi lascio un buon fine settimana e anticipo gli auguri a Riccardo Fogli perché domani è il suo compleanno e vi aspetto in tantissimi lunedì. Entreremo nel segno dello Scorpione. Ciao a tutti!